Giovanna Costa, che è proprietaria di questa bellissima villa dove risiede l'associazione Mater Vitae, che per questa occasione le vie dei tesori ha aperto al pubblico, una cosa rarissima e noi ovviamente vogliamo documentare perché difficilmente si può entrare qua. Come nasce questa idea della villa? La villa è di nostra proprietà, di mia proprietà, dalla parte dei miei nonni. È una grande storia di grande amore e rispetto della nostra riviera, quindi noi siamo ritornati qui, cioè abbiamo abitato, abitiamo in questo luogo perché abbiamo deciso questa è la nostra residenza. Abbiamo lasciato il centro per vivere in questa piccola penisola sul mare. È una villa zeppa, piena zeppa di cose bellissime, anche antiche e anche cose che ci collegano anche alla vita appunto olistica. Sì. Ecco, questa villa è semplicemente fantastica. È un contenitore di viaggi. Quando si è piccoli i miei genitori mi hanno portato in questi meravigliosi viaggi per il mondo, poi sposandomi con Pepi Bosurgi c'è la storia della famiglia e quindi anche materiali meravigliosi, archivio con tanto materiale e anche oggetti. Questi nostri oggetti sono ricordi. Ricordi che comunque sono tracce per chi passa e quindi la volontà di fare un'associazione. Mater Vitae SD è una polisportiva olistica, la volontà di questo, il luogo stesso ha dato a noi la possibilità di perfezionare, di scegliere queste attività per il benessere psicofisico. Quindi si predispone questo ambiente, questa porzione di questo fazzoletto di terra in mezzo al mare, è un luogo di meditazione, di ricerca, di studio, di ricerca scientifica soprattutto, attività che per sposare il benessere assicura anche l'alimentazione, oltre alle varie discipline, dalla ginnastica funzionale, posturale, allo yoga. Qui c'è una bellissima parte della collezione di Michele Panebianco che voi custodite. Come la custodite voi questa, Giovanna Costa? È un'eredità che la mia famiglia si tramanda dalla generazione già da mio nonno, e mio nonno l'ha avuto anche dalla sorella. C'è tutta una storia che comunque c'è scritta, dettagliata. Abbiamo fatto mettere un vincolo su queste 1200 opere tra bozzetti, preparatorie, testimonianza del pane bianco, di Michele Pane Bianco, e all'interno di questa collezione ci sono anche Gregorio Pane Bianco e anche altri come lo Iuvara, altri Camuccini, c'è tanto. Ma voi non vi occupate solo di questo, credo ci sia qualcosa a che fare con i cavalli, con... Sì, diciamo che anche la passione del pane bianco, che c'è un inedito meraviglioso del Camuccini con una battaglia dei cavalli, poi io sempre la guardavo e forse chissà già annunciava la mia passione pure per i cavalli ed è nato un piccolo maneggio dove all'interno ci sono questi bellissimi cavalli che i nostri associati vivono questa esperienza empatica. La nostra è una monta americana, è molto a contatto con la natura e attraverso lo statuto nostro, cioè solo la mia volontà, ecco, portare il mondo degli equidi, il mondo della biodiversità, delle passeggiate, conoscere il territorio. Ma lavorate anche con i bambini? Soprattutto i piccoli, anche molto piccoli, i nostri giovani simpatici coni, vivono questa esperienza della parte propedeutica, anche ludica, che noi facciamo propedeutico e ludico. Ma Mater Vitae era già conosciuta, ma grazie anche alle tesore le abbiamo conosciuta meglio. Sì. Via dei tesori, un grande ringraziamento alla mia organizzazione, alla dottoressa Laura Anello, a Marco Grassi e a tutti quanti voi, siete stati eccellenti, meravigliosi, grazie.